Da una parte mi sto veramente pentendo di non essere riuscito a vedere comunque l'intera corsa perché ero fuori, sono stato benissimo, quindi ecco, in parte mi sto pentendo perché quantomeno sono stato bene dove sono andato, però insomma, una gara del genere, ho intravisto qualcosa, credo uno dei più bei mondiali di sempre, potremmo dire, cioè, una roba assurda, ma già il fatto proprio no. Oltre all'altimetria, vabbè, quegli strappetti, Monroe Street, 200 metri con punte del 14% e quant'altro che possono essere ovviamente, soprattutto dopo molti chilometri, dopo 200-220 km, una bella rampa di lancio, no? Per certi corridori, l'abbiamo visto con Mathieu Van Der Poel. Ma oltre l'altimetria, cioè la planimetria e il meteo a complicare il tutto. Non a caso, cosa avevamo detto ieri? Percorso di fatto adatto al ciclocrossisti con tutte queste curve, grande abilità in bici, poi ci si mette pure il tempo, la pioggia, quindi anche terreno diverso, viscido, devi stare veramente molto attento. E infatti Van der Poel cade nel finale, ci sono state altre cadute anche, il nostro Matteo Trentin purtroppo è caduto, ad esempio, Narvaez e quant'altro. Quindi, cioè, soprattutto a livello planimetrico, ma a livello proprio di spettacolo generale, scatti contro scatti, gruppetti, l'Italia che fa il massimo, oggettivamente. Quindi, grazie, grazie ad Alberto Bettiolo, soprattutto, che per un pochino magari ci ha fatto sognare. Eravamo certamente non favoriti, sfavoriti sicuramente, però per un pochino, no? Anche se la vittoria era comunque lontana, ma un'ipotesi, un podio, un piazzamento comunque molto, molto alto, cioè molto di alto livello, ecco. Poi i fuoriclasse, il fuoriclasse in primis, Mathieu Van der Poel in gare del genere, ma anche altri fuoriclasse ci riportano con i piedi per terra, però grazie Bettiol. Detto questo, Van der Poel. Cioè, un animale, semplicemente un animale. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi, campanella mi piace, buona domenica a tutti, buon ciclismo a tutti e spero che almeno voi abbiate visto tutta la corsa perché da quello che sono riuscito, insomma, ad intravedere, anche perché il telefono nemmeno prendeva troppo, dai commenti, poi ho visto comunque gli ultimi 30 km, essendo tornato a casa, cioè, una roba veramente. Veramente bella, una giornata bella, oltre che proprio tecnicamente abbiamo detto, planimetria, altimetria, pioggia e quant'altro, proprio a livello sportivo, a livello agonistico. Agonistico, poi quando ci sono tutti questi campioni insieme, questi fuoriclasse assieme, Van der Poel, Van Aert, Pogačar, mettiamoci anche Evenepoel, anche se oggi comunque delude, tra virgolette, Mats Pedersen lì davanti, insomma, corridori di alto livello e fuori classe, cioè, e il livello va alle stelle proprio. Cioè, non è che si innalza, va alle stelle, oltre ogni immaginazione. Ed è quello che è successo oggi, un mondiale oltre ogni immaginazione. 271 km, con questo circuito finale, no? Sì, Monroe Street, vabbè, questo circuito finale con la salita, lo strappo più duro, 200 metri, con punte al 14%, no? Di Monroe Street, da ripetere per 10 volte. A livello planimetrico, abbiamo detto, cioè, non più di 100-200 metri di rettilineo, subito una curva, destra, sinistra, discesa, strappetto in salita, insomma, veramente bello. E in generale, ripeto, scatti e controscatti, scatti e controscatti. Si infiamma all'interno di questo circuito la corsa, poi nel finale cosa succede? Ci sono dei corridori davanti, c'era Vermeek, Bettiol, Pogačar e altri, poi vengono ripresi, poi ad un certo punto, se non erro, è rimasto solo Vermeek, però insomma, poi tenta Evenepoel, tenta Van Aert, alla fine se ne va Bettiol e io già lì ero contento perché già che ti sei fatto vedere, già che hai staccato comunque gli altri, che sei arrivato ad avere un distacco di 45-50 secondi anche. Poi certo, è come se non lo avessi perché? Perché dietro a te
A 40-50 secondi hai Mads Pedersen, Tadej Pogačar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel e un altro, insomma, che in quel momento che non ricordo, però cioè, i nomi parlano da sé. E infatti cosa succede? Che dietro si aumenta l'andatura, Bettiol perde, rimane per un po' di chilometri attorno ai 20 secondi, poi attorno a 25 km, più o meno alla fine, comunque su per giù, se ne va Mathieu van der Poel, che in un batter d'occhio, ed è questa la cosa impressionante, oltre che andare a riprendere un anche stanco Bettiol, che poi ovviamente viene staccato anche dagli inseguitori, che facevano, insomma, che erano assieme a Van der Poel, ma Van der Poel, cioè, prende 30-35 secondi a Pogačar, Pedersen e Van Aert in un batter d'occhio. Poi cosa accade? Siccome ovviamente deve dare, no, ancora di più spettacolo, cade Van der Poel in una curva, cade, si rompe un po' la scarpetta, infatti poi nei chilometri successivi ora si stacca un pezzo, ora si strappa via un altro pezzo, comunque sbucciato un pochino, se non l'ho visto male, al ginocchio destro, sul fianco sinistro, sulla coscia destra. Ovviamente uno come lui, che in quel momento è un robot, cioè ha in mente un solo obiettivo, andarsi a prendere la maglia iridata, non sente assolutamente nulla, veramente. Anche se avesse avuto una frattura, credo che non avrebbe sentito nulla, perché è un mostro, un animale, una struttura fisica incredibile, ma come ho sempre detto e come continuiamo a ripetere da un sacco di tempo, ha una capacità di sprigionare una potenza, ma cioè, è una frequenza di pedalata veramente alta e a lungo per tanti chilometri. Tant'è, cioè, che ti stronca. Ed ecco spiegato, insomma, il vantaggio di 2 minuti di fatto alla fine che ha avuto su tutti gli altri, cioè sugli inseguitori quali Pedersen, Pogačar e Van Aert. Cioè, non stiamo parlando di me. Pedersen, Pogačar, Van Aert. Li ha stroncati. E per fare questo, cioè, devi avere un fisico, devi essere un fenomeno, un animale, devi avere una testa veramente incredibile, perché cadi lì in un batter d'occhio, ti rimetti in sella, non senti praticamente il dolore che domani, ma già stasera forse sicuramente avrà, ma lui, cioè, non gliene frega proprio nulla, non sente nulla. E man mano guadagna, dietro non sapevano forse nemmeno che era caduto l'olandese. Fatto sta che continua a guadagnare e non smette di spingere su quei pedali fino a quando veramente non passa sotto l'arco dell'ultimo chilometro, cioè lui sa comunque il distacco che ha, no? A quel punto aveva 1 minuto e 50, 2 minuti di vantaggio, potresti anche rallentare un attimo. Bene, rallenta all'ultimo chilometro, esattamente all'ultimo chilometro, quelle ultime curve le fa comunque in maniera abbastanza calma, ecco, e si va a prendere in solitaria questo mondiale, ma cioè, un mostro. Mostruoso Van der Poel, come è stato mostruoso questo mondiale. Dietro Van Aert, cosa accade? Pogačar prova perché sa comunque che ha meno chance in volata contro Van Aert e lo stesso Mats Pedersen. Van Aert allo stesso momento, insomma, non vuole quantomeno lasciarsi scappare il secondo posto, che cioè, io comincio a pensare che il suo obiettivo reale sia arrivare secondo nelle tappe, vabbè, a parte gli scherzi, cioè abbonato con i secondi posti Van Aert, ed è di quelli che sono arrivati lì davanti praticamente l'unico infelice per vari motivi, e adesso ci arriviamo, insomma. Però comunque si va a prendere quantomeno questa seconda posizione, anche se non è contento. In terza posizione Tadej Pogačar, un percorso, cioè, non adatto, non adattissimo alle sue caratteristiche, eppure podio mondiale, va a battere poi in volata un certo Mats Pedersen. Sì, ok, 270 km sulle gambe, cioè non si possono valutare i due come lo si fa a bocce ferme. Bisogna vedere la stanchezza e quant'altro, anche perché anche Pogačar ha un certo spunto veloce, non essendo un velocista. Quindi si va a prendere questo terzo posto, lasciando insomma la medaglia di legno a Mats Pedersen, che però è già stato campione del mondo. Bettiol, nel frattempo, cosa succede? Che viene ripreso prima da Skuins e poi da un gruppetto con Tish Benoit e quant'altro. Insomma, fatto sta che comunque chiude in top 10 Bettiol. Ma visto che ci sono, andiamo a vedere, insomma, l'ordine d'arrivo: Van der Poel, Van Aert, Pogačar, Pedersen,
Kung a 3 minuti e 48, Stuyven, Dinam, Tom Skuins, Tish Benoit e a 15 secondi da questi qui, Alberto Bettiol a 4 minuti e 03. Bettiol, ripeto, più di questo non poteva fare. Solo un'azione del genere, da lontano, poteva fare per provare a sperare, perché alla pari con quei mostri non hai assolutamente chance. Quindi io sono contento di quello che ha fatto l'Italia oggi. Sono contento, anche che sei stato comunque lì davanti con un certo vantaggio, no? A livello di immagine contro questi mostri sacri. Insomma, bravo Bettiol e brava Italia. Mi dispiace per Trentin che è caduto, però nel complesso io sono contento. Dicevo prima, no? Dicevo poco fa, davanti, vabbè, oltre a Van der Poel che è stato il mattatore di giornata, Pogacar deve essere super contento secondo me. Mats Pedersen già è stato campione del mondo e oggi comunque è stato lì a giocarsela, lì davanti. Gli roderà sicuramente un po' di non essere arrivato sul podio, di non essere riuscito ad avere quello spunto veloce, no? Contro lo sloveno nel finale, però quarto posto mondiale, nemmeno male. Stefan Kung, quinto posto mondiale, lui che è un cronoman e che proverà comunque a giocarsi, no? Le sue carte nella cronometro. Jasper Stuyven, che ha già vinto una Milano Sanremo, quindi vincitore di classica, comunque sesto nel mondiale. Dinam della DSM, settimo posto, l'australiano, anche lui penso super contento. Tom Skuins, che negli ultimi tempi è cresciuto veramente tanto, anche lui deve essere contento. Tish Benoit, belgio, non sarà contento a livello di squadra, certo non era una delle tre frecce, ecco, che poteva scoccare appunto il Belgio, sia Philipsen, Evenepoel e Van Aert. E decimo, abbiamo detto, Alberto Bettiol. In generale, quindi, il Belgio, come abbiamo detto ieri, attenzione all'effetto boomerang, magari. Belgio favorito, di là e di qua, le tre frecce nell'arco e quant'altro, cioè, ma ci sono anche altri. Cioè, Van der Poel non fa per tre, fa per cinque, per la forza che ha. Abbiamo Pogacar, abbiamo questo, quell'altro. Cioè, non è detto che se hai un potenziale così forte, no? Cioè, se hai comunque tre grossi calibri in squadra, non è detto che te lo vai a prendere il mondiale. Evenepoel, non so cosa gli sia successo, non so, forse mancavano semplicemente le gambe, magari avrà sofferto proprio il tipo di percorso, il clima forse, non lo so, potrà aver inciso semplicemente, giornata no, non lo so, fatto sta che si è staccato ad un certo punto, cioè è stato lì fino ad un certo punto, poi si è staccato e vabbè. Però comunque rimane davanti Van Aert, quindi l'importanza, no? Cioè la forza del Belgio era proprio questa, cioè te ne salta uno, però hai un altro fenomeno, e infatti Van Aert era lì davanti. Però Van Aert voleva di più, in questo anno cioè si è parlato tanto, no? Anche al Tour, sempre secondo, la vittoria non arriva, un po', anzi, molta insoddisfazione per lui, deve fare di più, deve fare di più. Arriva al Mondiale, altro secondo posto, non riesce ad avere quello spunto, cioè una vittoria del genere gli servirebbe veramente come il pane a un grande campione, a un fuoriclasse che sta attraversando un momento del genere, Wout van Aert. Non è arrivata questa vittoria, quindi anche se un secondo posto mondiale, ma secondo me è il più deluso e incazzato anche di tutti. E Evenepoel, vabbè, non ne parliamo, aveva la maglia iridata, si è staccato, non è riuscito a rimanere con gli altri nel finale, e gli altri del Belgio, vabbè, Tish Benoit in una posizione e gli altri poi non so, però Belgio da grande favorita a grande sconfitta, ecco. Quindi, però, per quanto riguarda gli altri, tutti contenti, almeno i primi, insomma, che ho elencato. Quindi un grandissimo mondiale, un bellissimo mondiale, ditemi la vostra. Per quanto riguarda invece il ciclismo su pista, questa sera attenzione all'inseguimento individuale maschile, Pippo Ganna, Jonathan Milan, sembra comunque, da quel che ho letto, impressionante l'ultimo chilometro di Ganna dell'inseguimento maschile, la velocità rispetto agli altri concorrenti, quindi attenzione, credo sia già sicuro insomma di una medaglia Ganna, quindi stasera ci colleghiamo con il ciclismo su pista e speriamo insomma in una gioia per completare magari comunque una giornata direi ottima, ma già buona comunque con questa prestazione dell'Italia nella prova elite.
uomini su strada. Quindi mondiale, gara maschile, super approvata. Iscrivetevi, campanella mi piace. Forza Azzurri sempre, ancora mostruoso, mostruoso veramente, e mica sa un botto Van der Poel. Cioè, è questo che riesce a trasmettere, no, nelle persone. Cioè, ti fa gasare, ti fa alzare dal divano. Ed è questo che devono fare questi corridori. E perciò, quando ci sono tutti questi fuoriclasse, questi grandi campioni insieme, che si scontrano uno con l'altro, cioè sono scintille continue, e non puoi che alzarti dal divano, applaudire e godere. Che bello, che figata. Al prossimo video, ragazzi.